Poiché siamo tutti o quasi tutti in procinto di essere rinchiusi in casa per via della pandemia, ho pensato di fare una serie di corsi online. È brutto, quindi niente, non va bene questo. Schifo. Allora, gente, siamo tutti nella merda e soprattutto noi che viviamo qui in Inghilterra, perché il governo inglese ha deciso di non fare un cazzo, beve un branco di alcolizzati, al governo ha deciso bene di non fare nulla fino a che l'epidemia non raggiunge il picco e gran parte della popolazione viene sterminata. Dall'altra parte, in Italia voi siete tutti belli che rinchiusi in casa, tutti o quasi tutti, perché a quanto ho capito molti anziani vanno in giro anche con una semplice scusa di fare la spesa se non gli serve o se gli serve non cambia nulla, ma devono uscire. Io consiglierei a tutti di restare a casa e guardare il mio video corso su Python. Se volete imparare qualcosa nel frattempo che siete a casa rinchiusi, noi qui in Inghilterra ci siamo autoisolati semplicemente perché vogliamo evitare di finire nelle mani del sistema sanitario nazionale inglese, che è tutto eccetto che pronto ad affrontare una pandemia e tutto tranne che funzionante. Quindi ci auguriamo vivamente di non contrarre il virus perché saremo i primi a cadere. Abbiamo comprato le mascherine, ma non usciremo da casa neanche per fare la spesa. Fortunatamente in Inghilterra la spesa la puoi fare online, nonostante quello che il governo e quella faccia da pirla di Boris Johnson dicono, praticamente non c'è da preoccuparsi. Di questa pandemia la gente è abbastanza impanicata e i supermercati sono praticamente vuoti. Possiamo fare la spesa online, è vero, ma nel momento in cui fai la spesa e da quando tu fai la spesa a quando te la portano in casa, la maggior parte dei prodotti è esaurita e questa è una breve introduzione per il corso Python, quindi se state a casa e non avete un cazzo da fare, guardate il corso. Se vi piace, fatemelo sapere nei commenti o sul mio sito web. E buona pandemia a tutti. Questo è il corso Python per beginners. Con questo corso imparerete le nozioni di base del linguaggio Python. Non occorre avere una esperienza precedente, di programmazione, ma soltanto una connessione internet ed un computer Windows, Mac o Linux che sia, non ha importanza. Nella prima parte di questo corso installeremo Visual Studio Code, che è un IDE, che significa un Integrated Development Environment, che sarebbe un ambiente di sviluppo integrato che al suo interno contiene differenti strumenti che noi sviluppatori utilizziamo, per scrivere il codice e per fare il debugging del codice. Quindi, ad esempio, contiene un editor di testo, una riga di comando e altri strumenti che ci aiutano nella scrittura del codice quotidianamente. Poi installeremo Python ed inizieremo a studiare il linguaggio a partire dalle sue basi. Perché Python? Python è uno dei linguaggi di programmazione definiti general purpose. Il che significa che è un linguaggio di programmazione generico che può essere utilizzato in diverse occasioni, dallo sviluppo di applicazioni e siti web, ma anche è molto utilizzato nel settore IT per l'automazione di alcune tasks che sono solitamente molto ripetitive, consumano molto tempo, impiegano molto tempo, ma è anche uno dei linguaggi di spicco nel machine learning e nell'intelligenza artificiale.
E questa è la ragione per cui io personalmente mi sono avvicinato a questo linguaggio di programmazione. Inoltre ha una sintassi molto semplice, la sintassi sarebbe tipo la grammatica nel linguaggio, nella lingua italiana, e la sintassi del linguaggio Python è molto semplice e è molto facile da leggere. Quindi iniziamo con la prima parte del corso, e il corso si divide in più parti. La prima parte è nella prima parte organizziamo il nostro ambiente di sviluppo, quindi installiamo la nostra IDE e installiamo Python. Nella seconda parte creeremo un file Python e vedremo come utilizzare l'interprete tramite la riga di comando. Poi cominceremo a studiare le strutture di base del linguaggio Python, vedremo alcune delle funzioni standard del linguaggio, definite, chiamate anche built-in functions. Successivamente passeremo a studiare i principali strumenti di controllo del flusso, per poi andare a coprire alcune una delle più importanti parti di ogni linguaggio di programmazione, che è come definire funzioni. Che sarebbero dei blocchi di codice che possiamo ripetere più volte nel nostro programma. Infine daremo un'occhiata a alcuni moduli offerti di base dalla libreria standard di Python, e poi vedremo in futuro come sviluppare ulteriori parti del corso. Allora, come prima cosa da fare innanzitutto installare la nostra IDE. Visual Studio Code è un software gratuito offerto da Microsoft. A seconda del vostro sistema operativo potete installare la versione per Microsoft, macOS o Linux. Semplicemente scaricate il pacchetto dal sito web Microsoft e lo installate seguendo le istruzioni, come fate spesso per ogni altro programma che installate nel computer. Successivamente possiamo passare ad installare Python. Una volta completato l'installazione della nostra IDE, installeremo Python e andiamo a visitare il sito python.org, nella sezione Downloads, che si trova qui nel menu in alto. Possiamo scaricare la versione più recente di Python, che al momento di questa registrazione è la versione 3.8.2. Come lo scaricate Python? Io in questo momento sto utilizzando Windows, quindi basta semplicemente cliccare sul pulsante Download. In questo caso il mio computer ha bloccato il download, quindi cliccate sul pulsante Download, lo scaricate. Io l'ho scaricato già in precedenza. Una volta scaricato, aprite la vostra cartella Downloads. E lo installate cliccando due volte sopra. Possiamo anche fare insieme, vedete, lo scaricate. Una volta che è stato scaricato, ci mette veramente una frazione di secondo per completare il download. È solamente un file per installare il programma, quindi lo clicchiamo e da qui appare la schermata Python. Nel mio caso Python è già installato, però posso aggiornare la versione perché attualmente sto utilizzando la versione 3.8.1, quindi nel mio caso farò upgrade now e Python procederà all'aggiornamento. Se invece vi trovate in ambiente Windows, Linux, la procedura di installazione è un po' differente. Cosa potete fare? Allora, aprendo il terminal, una volta che avete installato Visual Studio Code, questo è l'editor che troverete. In basso nell'editor c'è il terminal. Il terminal sarebbe la riga di comando dove digitiamo i comandi per istruire il computer a fare alcune operazioni che vogliamo. Nel caso di Linux, io in questo caso sto utilizzando Windows, ma utilizzo anche Linux all'interno di Windows, utilizzando
un sistema chiamato sottosistema Linux per Windows. Pertanto io posso far sì, posso spiegarvi come installare il pacchetto per Linux semplicemente utilizzando la riga di comando. E in questo momento sto utilizzando una macchina, diciamo, virtuale che contiene il sistema operativo Linux. Pertanto possiamo fare semplicemente sudo apt-get update, questo aggiornerà la lista dei nostri repositori. Inserite la vostra password. Una volta completato, farete l'upgrade nel caso in cui il sistema avesse bisogno di aggiornare alcuni pacchetti. Ci vorrà un pochino a seconda di quanti pacchetti devono essere installati, a seconda di eventuali errori o meno. Una volta fatto questa operazione, potete fare sudo apt-get upgrade e questo aggiornerà i pacchetti rimanenti. Nel mio caso non c'è nulla da aggiornare. Ed infine, per installare Python su sistema Linux Ubuntu, potete fare sudo apt install Python 3. Python 3 è la versione di Python che utilizzeremo in questo corso, quindi la installate cliccando qui e nel mio caso Python è già installato e sto già utilizzando la versione più recente per il sistema operativo Linux e quindi siamo pronti per procedere alla parte successiva che sarebbe creare un file Python. Ma prima di creare un file Python, stiamo utilizzando la nostra IDE e praticamente io vi suggerisco di installare alcune estensioni che vi aiuteranno durante il corso. Allora, innanzitutto potete cliccare sul menu di sinistra, Extensions, nel mio caso il software è in inglese, quindi cliccate su Extensions e le estensioni da installare sono Python, la potete cercare direttamente qui, Python, e è la prima che trovate, penso, con 17 milioni di downloads. Sì, con 17 milioni di downloads potete installare questa prima estensione. Poi un'altra estensione che utilizzo è Python Extensions Pack, che la trovate subito sotto, questa qui, e successivamente utilizzo anche Python for VS Code, vediamo un po', eccola qui, è la seconda. Quando dovete installare un'estensione semplicemente cliccate sul pulsante Install. Nel mio caso non è disponibile perché le ho già installate tutte quante. Poi un'altra estensione che utilizzo è Code Runner, che vedrete successivamente a cosa serve, ma è utile installarla subito, quindi la potete installare questa qui con questa iconcina .run. Una volta installate le varie estensioni di cui abbiamo bisogno, siamo pronti per creare il nostro primo file Python. Oppure possiamo utilizzare l'interprete e andrò a spiegare in un minuto cosa è l'interprete e perché utilizzare uno o l'altro, in che casi li utilizziamo. Allora, creiamo innanzitutto un file Python. Allora, potete aprire una nuova, cliccate su File e aprite una nuova cartella e potete anche aprire una cartella che avete sul desktop o una che avete nella vostra libreria di progetti se già avete esperienza di programmazione, ma se non l'avete potete aprire una qualsiasi cartella, creare una qualsiasi cartella tramite il menu qui. Quindi fate Open folder, apri cartella. Io ho una cartella chiamata Python all'interno della mia directory principale del mio utente Fabio,
sotto progetti YouTube Python, quindi la cartella già è aperta e è vuota, non c'è nulla dentro, quindi creiamo il primo file. I file Python hanno un'estensione, quindi dopo il nome del file lo chiamiamo app e poi l'estensione del file è .py che sta per Python. Come vedete no, la nostra IDE è abbastanza intelligente da identificare che questo file è un file Python. Successivamente, poiché utilizziamo Python 3 e io in questo momento sto utilizzando Visual Studio Code tramite Windows Subsystem Linux, aggiungo questa annotazione all'interno del file per dire che voglio utilizzare la versione 3 di Python, perché altrimenti su Linux la versione di base, se non erro, è la versione 2 di Python, che non è più sotto attiva manutenzione. Quindi questa è la prima parte del processo. Quindi abbiamo creato un file dove all'interno del file cominceremo a scrivere il nostro codice Python e vedremo come funzionano le differenti parti del linguaggio. Un'altra parte che possiamo un'altra parte che possiamo fare è essenzialmente vedere come utilizzare l'interprete Python. Python funziona sia tramite riga di comando che all'interno del nostro file sistema operativo utilizzando dei file. Il nostro precedentemente abbiamo installato un'estensione chiamata CodeRunner, che semplicemente ci permette di eseguire un blocco di codice direttamente all'interno della nostra IDE. Quindi l'interprete è qui sotto e possiamo avviarlo. Nel mio caso sto utilizzando Linux, anche se il mio sistema operativo è Windows, perché utilizzo Windows Subsystem Linux. Potete vedere come installarlo sul vostro sistema Windows se volete. Lascerò un link nella descrizione del video. Quindi per avviare l'interprete Python dobbiamo semplicemente digitare nel terminal Python 3 e si aprirà immediatamente il nostro interprete. Durante il corso passeremo da utilizzare sia l'interprete che il file. Vi mostrerò la differenza dei due. Essenzialmente all'interno dell'interprete potete eseguire dei blocchi di codice temporaneamente, mentre all'interno del file ovviamente avete il vostro programma Python conservato nel computer che potete eseguire più volte senza dover scrivere lo stesso codice continuamente. Allora, cominciamo dalla prima parte del corso, dalla parte successiva del corso, che sarebbe sarebbero le strutture di base, le strutture dati di base di Python. Allora, cosa intendo? Python, come molti altri linguaggi di programmazione, ha vari tipi di strutture che possiamo utilizzare per rappresentare un determinato tipo di dati. Il primo tipo di struttura è chiamato stringa. Una stringa è semplicemente una sequenza di caratteri. Definiamo una stringa, quindi un pezzo di testo. Definiamo una stringa scrivendo il testo all'interno delle quote, che sarebbero questo simbolo qui. Le quote possono essere singole, doppie o triple. E vediamo subito quello che fanno. Allora, scriviamo la nostra prima stringa, corso Python per principianti. Okay. Questa è una stringa, è il primo tipo di struttura in Python. Vediamo un po', mettiamo un delimitatore qui. Allora, come vedete all'interno del file ho inserito un po' di testo. Questo in Python è considerato un commento, il che non viene considerato dal programma, ma è semplicemente
utilizzato per spiegare cosa c'è all'interno del file. In questo caso il corso Python per principianti e iniziamo dalla prima struttura di base che sono le stringhe. Allora, il testo che vogliamo utilizzare come commento deve essere preceduto dall'hashtag e come vedete viene evidenziato nella nostra ID come di color verde e pertanto viene ignorato dal programma. Mentre questo è il nostro codice vero e proprio. In questo caso abbiamo scritto una stringa in doppia quota. Possiamo scrivere la stessa cosa all'interno di una singole quote, corso queste sono due stringhe, sono praticamente identiche, non cambia nulla. Come vedete all'interno del nostro file non succede nulla. Se prendiamo questa stringa e la copiamo all'interno del nostro interprete, vediamo che il programma ci mostra un output, ci dà un risultato che contiene la nostra stringa. Quindi il testo che noi inseriamo preceduto da questi tre simboli. Praticamente il codice che noi scriviamo, quindi la nostra stringa in questo caso, mentre l'output, il risultato che l'interprete ci offre, è questo successivo, senza nulla. Allora, possiamo anche scrivere una stringa, di testo in quote triple. E in questo caso la nostra stringa potrà occupare più righe, quindi corso e anche questa è una stringa valida che possiamo scrivere. Allora, se utilizziamo il nostro code runner, quindi eseguiamo questo codice, vediamo che non succede nulla. Essenzialmente perché abbiamo definito delle stringhe, ma il codice non le interpreta in alcun modo, al contrario dell'interprete che abbiamo visto poco prima, dove subito dopo che abbiamo scritto premiamo Enter e il risultato è questa stringa di testo che abbiamo inserito. Questo perché il nostro file ha bisogno di un ulteriore comando, un ulteriore input per capire come processare questo codice e utilizziamo la funzione che le funzioni le vedremo successivamente, ma per ora introduciamo questa funzione che si chiama print, che ci permette all'interno di questo file di stampare la nostra stringa di testo. Quindi la copiamo qui dentro e salviamo il file. Una volta che premiamo che eseguiamo il codice, vediamo che la nostra stringa viene mostrata qui nel terminal, nella nostra riga di comando. E questo è effettivamente il nostro primo script, chiamiamolo Python. Molto base, non fa nulla, semplicemente mostra sullo schermo un pezzo di testo, ma possiamo fare molte cose con le stringhe e le vedremo successivamente. Adesso passiamo ad un altro dei delle un'altra delle strutture dati di Python che sarebbero i numeri. Quindi in Python abbiamo le stringhe, che sarebbe il testo semplice. Poi abbiamo i numeri, che è un'altra struttura dati. Possiamo effettuare semplici operazioni matematiche o utilizzare i numeri per risolvere equazioni più complesse. Possiamo sommare i numeri utilizzando il simbolo più. Li possiamo sottrarre utilizzando il simbolo meno, li possiamo moltiplicare, avete capito l'idea, con il simbolo per,
li possiamo dividere utilizzando la divisione e possiamo trovare l'esponente, quindi 2 alla seconda, 3 alla terza, eccetera, eccetera, di un numero utilizzando la doppia moltiplicazione, ma possiamo, ma ci sono anche altri tipi di operazioni che possiamo effettuare. Quindi vediamo subito come utilizzare i numeri in Python. Allora, ovviamente, allora, per questa parte del corso utilizziamo l'interprete perché ci mostrerà subito il risultato che vogliamo senza che utilizziamo il file. Il file è più utile nel caso in cui dobbiamo scrivere un programma vero e proprio. Pertanto, facciamo un'operazione semplice, quindi 5 più 5, 5 più 5. E vediamo che l'interprete fa la nostra addizione e ci dà come risultato 10. Se facciamo 5 meno 3, vediamo che il risultato è 2 e così via. Quindi possiamo fare 3 per 2 le moltiplicazioni. Ovviamente Python non è una calcolatrice, ma possiamo utilizzarla anche come tale. Quindi 2 alla seconda, questo è l'esponente. E la divisione 6 diviso 2, per esempio, che è 3. Allora, le divisioni, allora, abbiamo differenti tipi di due tipi differenti di numeri. Allora, vediamo un po'. Numeri. Allora, un numero intero nel linguaggio di programmazione in inglese è definito integer. Integer. Che che spesso troviamo scritto come int, ma abbiamo anche un'altra, quindi ogni numero tipo 1, 2, 5, 45, 6, eccetera, eccetera, questi sono numeri interi e sono definiti integer. Poi abbiamo anche un altro numero, un altro tipo di numeri che sono chiamati float in inglese, che sono i numeri decimali, quindi 1,5, 6,5, eccetera, eccetera. Quindi i numeri con i punti decimali vengono chiamati floating point numbers in inglese. I numeri senza punti decimale sono definiti integer, quindi numeri finiti, numeri interi. Allora, riscriviamo qui le nostre operazioni. Allora, qui sotto scriviamo operazioni di matematiche. Questo non ci serve. Allora, possiamo fare così. Le operazioni matematiche che abbiamo scritto qui sotto. 5 più 5, 5 più 3, 5 meno 3, 5, scusate, 3 per 2, poi abbiamo visto 2 per 2, 2 alla seconda. Queste sono le operazioni di base, quindi la addizione. Possiamo fare le sottrazioni, possiamo fare le moltiplicazioni e possiamo trovare l'esponente di un numero. Abbiamo anche detto che i numeri sono di due tipi, quindi numero decimale e numero intero, quindi se facciamo 6 diviso 2, il risultato è 3 e quindi abbiamo un integer. Se invece facciamo 6 diviso 4, il risultato è 1,5 e è un float, un numero decimale. Oltre alle classiche operazioni, ci sono altri due operatori che possiamo utilizzare.
e sono l'operazione modulo e l'operazione floor con la L. Allora, l'operazione modulo è essenzialmente dà come risultato la rimanenza di una divisione, quindi se facciamo 6 modulo 4, quante volte è contenuto 6? Vediamola direttamente. 6 modulo 4, abbiamo come risultato 2 perché il 6 diviso 4 ci sta una volta e 2 come rimanenza, quindi abbiamo come risultato 2. Poi l'operazione floor, che essenzialmente di una divisione ci dà soltanto il numero intero, quindi se facciamo 6 floor 5, quale sarà il nostro risultato? Quindi se dividiamo 6 con 5 abbiamo un risultato 1,2. Se utilizziamo l'operazione floor, abbiamo come risultato 1, quindi solamente la parte intera del numero. Quindi floor, il risultato sarà 1, mentre il modulo, il risultato sarà 2. Poi, come nell'aritmetica, allora, come nell'aritmetica, possiamo effettuare in Python, utilizzando il linguaggio come una calcolatrice, possiamo effettuare delle operazioni matematiche un po' più complesse, ognuna di queste operazioni che abbiamo visto qua hanno una determinata precedenza, come nella matematica. Quindi quando scriviamo un'espressione 5 più 5 per 6, sappiamo che in matematica la moltiplicazione viene prima dell'addizione, quindi in questo caso se facciamo questo tipo di operazione nell'interprete avremo 35, perché 6 per 5 fa 30, quindi 6 per 5 è uguale a 30. Adesso scriviamolo tra come commento, 6 per 5 uguale a 30, 30 più 5 è uguale a 35. Quindi se invece vogliamo dare precedenza all'addizione, in questo caso cosa dovremmo fare? Come nell'aritmetica utilizziamo le parentesi, quindi 5 più 5 viene eseguito prima e poi viene moltiplicato diciamo, moltiplichiamolo per 5, quindi in questo caso il nostro risultato sarà 40, perché 5 più 5 fa 10, sarà 50, perché 5 più 5 fa 10, 10 moltiplicato per 5 fa 50, quindi 5 più 5 è uguale a 10 per 5 è uguale a 50. Stessa cosa vale per le altre la stessa cosa vale per le altre tipi di operazioni. Quindi come ordine abbiamo, scriviamo qui precedenze. Allora, al primo posto abbiamo le operazioni che avvengono tra parentesi. Poi al secondo posto ci sono gli esponenti, numero esponenziale, che equivalgono a questo operatore, quindi esponente. Al terzo posto abbiamo le moltiplicazioni e le sottrazioni, divisioni. Al quarto posto ci sono
i moduli e la divisione floor. Con la R, mentre al quinto posto ci sono le addizioni, sottrazioni. E le sottrazioni mettiamo ok. Allora, adesso che abbiamo parlato dei numeri, a questo parte qui, siccome parla delle precedenze, la mettiamo qui sotto. Facciamo anche un altro esempio sulle precedenze per mostrare che l'esponente viene prima di ogni, viene prima di altre operazioni. E quindi possiamo ad esempio fare 5 più 5 per 5 alla seconda, che dà come risultato 130, perché innanzitutto copiamocela all'interno del nostro file, lo possiamo utilizzare come referenza e alla fine del corso lascerò un link a questo file così lo potete scaricare. Quindi 5 più 5 per 5 alla seconda. Quindi abbiamo detto che la prima cosa è l'esponente, quindi faremo prima 5 alla seconda che fa 25. 25, poi la moltiplicazione per 5 che sarebbe 125, infine aggiungiamo un 5 e abbiamo 130, come confermato qui all'interno del nostro interprete. Oltre ai numeri e alle operazioni matematiche, abbiamo un altro tipo di componente di base, che sono i dati boolean, che equivalgono a semplicemente risultati come vero e falso. Possiamo definire un valore boolean assegnando true or false ad una variabile e vediamo in un momento cosa è una variabile. Quindi boolean è il nostro terzo tipo di dato, la nostra terza struttura di dati e, ad esempio, la possiamo definire in questo modo. La scriverò in inglese per semplicità. Is sick, visto che siamo in tema di malattie e coronavirus, false. Quindi è malato. Is sick uguale false? No. Is 2020 è il 2020? True. In questo esempio, cosa abbiamo fatto? I valori boolean ci torneranno utili quando inizieremo a studiare gli strumenti di controllo del flusso come e le funzioni e gli oggetti, ma nel frattempo vediamo come possiamo utilizzarli in un momento. In questo esempio li abbiamo assegnati ad una variabile. Una variabile è semplicemente un valore che noi definiamo, a cui un nome a cui, che noi definiamo, a cui assegniamo un valore. In questo caso a questa variabile isSick abbiamo assegnato il valore falso e a questa variabile is2020 abbiamo assegnato il valore vero. Vediamo, e questo più o meno è tutto per i boolean come tipi di dato. E vedremo come utilizzarli successivamente. Adesso, poiché le abbiamo introdotte, vediamo cosa sono le variabili. Allora, come ho detto poco fa, una variabile è un nome a cui assegniamo un valore che vogliamo riutilizzare successivamente all'interno del nostro programma. Ad esempio, possiamo definire una variabile come nome
a cui assegnare il valore Fabio, che in questo caso è una stringa, quindi è una stringa di testo, Fabio. Ma le variabili possono contenere ogni tipo di dato, dai numeri, dai booleans, da liste, dizionari che vedremo in seguito, che sono altri due tipi di sono altri due tipi di strutture di dato. Allora, veniamo come definire una variabile, l'abbiamo visto anche qui sopra. Definiamo una variabile name e assegniamogli il valore Fabio. Poi possiamo definire una variabile age, età, quindi nome, età, e gli definiamo e gli assegniamo il valore 40. Allora, in questo caso, nel primo caso al nome abbiamo assegnato una stringa, come abbiamo detto in precedenza, qui le stringhe vengono rappresentate all'interno di quote, quindi simbolo quota, o singolo o doppio o triplo, ma di consueto vengono utilizzate la singola e la doppia quota, e vedremo poi successivamente come utilizzarle nello specifico, perché cambia, il risultato cambia a seconda di quello che c'è all'interno della stringa. Quindi in questo caso è una stringa semplice, Fabio, senza spazi, senza nulla. Nel secondo caso abbiamo un numero intero, quindi 40, che è un integer, e nel terzo caso definiamo un'altra stringa, lavoro, e diciamo full stack developer, e adesso definiamo un boolean, lo scrivo in inglese, is married, è sposato, e lo definiamo e gli assegniamo il valore vero. Allora, una variabile può iniziare con una lettera maiuscola o minuscola, ma non con un numero. Può contenere dei caratteri speciali, ma limitatamente alla l'underscore o quindi il trattino basso o il trattino semplice, quindi il meno, non può iniziare con un numero, e c'è differenza tra una variabile scritta così e una variabile scritta così. Quindi in inglese si dice case sensitive, ovvero che ha una sensibilità al carattere, quindi se la scriviamo in maiuscolo o in minuscolo sono due variabili differenti. Quindi se nel nostro interprete scriviamo la variabile name uguale Mario e poi scriviamo la variabile name uguale Luigi, per visualizzare il risultato dobbiamo chiamare la variabile, perché in questo caso l'abbiamo semplicemente salvato all'interno della variabile il valore Mario e all'interno di quest'altra variabile il valore Luigi. Per utilizzarla scriviamo name e abbiamo come risultato Mario, ma se scriviamo name tutto in lettere maiuscole abbiamo come risultato Luigi. Quindi è sensibile al tipo di carattere che utilizziamo. Prima di proseguire con le altre strutture dati, vediamo come utilizzare quello che abbiamo imparato finora. Possiamo scrivere un semplice programma basilare, possiamo visualizzare le stringhe, come abbiamo visto poco fa, i numeri, i boolean e le variabili utilizzando la funzione print, che sarebbe questa. All'interno del nostro file, se utilizziamo la funzione print, scriviamo name, poi eseguiamo il file, vediamo che appare la parola Mario, il nome Mario. Se questa la cancelliamo, l'abbiamo definita due volte la stessa variabile, quindi prende la precedenza alla seconda, in questo caso abbiamo il nome Fabio. Vedremo nello specifico le funzioni offerte da Python in seguito. Per ora ci limiteremo ad utilizzarne alcune come questa, la funzione print,
che utilizziamo per visualizzare stringhe e numeri che abbiamo salvato in precedenza all'interno di variabili come nome, job, is married, age. Vediamo come poter ottenere un messaggio combinando queste variabili che abbiamo definito qui sopra. Quindi sappiamo che utilizzando la funzione print possiamo stampare una riga, o una variabile, una stringa. Quindi possiamo unire una stringa e delle variabili utilizzando il segno più, che si chiama concatenamento delle stringhe. Quindi concateniamo stringhe e variabili in questo caso, possiamo concatenare dei dati dello stesso tipo, quindi possiamo concatenare solamente stringhe tra di loro. In questo caso però abbiamo un numero, un integer, e abbiamo un boolean, e vediamo come utilizzare un'altra delle funzioni di base offerte da Python per convertire il numero in una stringa e il boolean in una stringa. Allora, mettiamo che vogliamo stampare un messaggio tipo: Fabio ha 40 anni e di professione fa il full stack developer. Quindi scriveremo nome, name, in questo caso contiene il valore che abbiamo assegnato Fabio. Poi possiamo scrivere direttamente all'interno della funzione print una stringa di testo, quindi scriveremo A e mettiamo degli spazi sia prima che dopo, vi spiego il perché in un momento. Poi utilizziamo la nostra prossima variabile che è l'età, quindi age, age, uniamo ad age un altro pezzo di stringa e diciamo anni e di professione fa il, un altro spazio, e poi aggiungiamo job che è la variabile che contiene la mia professione. Ok, quindi cosa pensate che succederà una volta che eseguiremo questo testo? Come ho detto prima, dobbiamo convertire tutto in stringa se vogliamo concatenare il testo, e se non lo facciamo avremo un type error che ci dice must be str stringa, not int, non integer. Quindi in questa linea di codice, linea 68, che sarebbe questa, il programma ci dice che abbiamo nome più A più age. Age è un integer, è un numero, ma deve essere una stringa. Per questo utilizzeremo un'altra delle funzioni fornite da Python, tipo la funzione print, che in questo caso si chiama str, che sta per stringa, e in questo caso la utilizziamo per convertire un numero in una stringa. Quindi lo possiamo unire al resto delle stringhe che abbiamo qui. E rieseguiamo di nuovo il nostro testo e avremo come risultato: Fabio ha 40 anni e di professione fa il full stack developer. Ora, nel precedente esempio abbiamo introdotto una nuova funzione, abbiamo concatenato variabili e stringhe utilizzando il segno più. Possiamo anche fare altre cose con le stringhe, tipo moltiplicare un pezzo di stringa più volte, tipo se facciamo print name e lo moltiplichiamo per 5, no, questo è l'esponente, avremo come risultato 5 volte il mio nome. Questa è un'altra delle cose che è possibile fare con le stringhe. Possiamo concatenare, come abbiamo visto qui, soltanto stringhe di testo in questo modo. Quindi abbiamo utilizzato la funzione str stringa per concatenare e convertire, quindi per convertire e quindi concatenare la variabile età, convertendola da integer, da numero intero, a una stringa. Quindi è sempre un numero, contiene sempre il numero 40, ma questa volta sotto forma di stringa. Possiamo farlo anche noi manualmente senza utilizzare questo,
ovvero scrivendo il numero 40 tra le quote. In questo caso diventa una stringa, vedete che cambia anche il colore all'interno della nostra ID. Quindi in questo caso se proviamo a convertire anche se proviamo ad utilizzare la nostra variabile isMarried senza convertirla, otterremo nuovamente un altro tipo di errore, perché il boolean non può essere concatenato con il resto delle stringhe. Vediamolo subito. Va scritta esattamente come l'abbiamo definita. Quindi se adesso proviamo a stampare a eseguire questo codice, otterremo di nuovo un type error. Quindi il type error questa volta ci dà un messaggio differente che dice: deve essere una stringa, must be str, stringa, not bool, bool sta per boolean. Quindi in questa riga di test, in questa riga di codice, nella linea 68, che è questa qui, abbiamo provato a concatenare un boolean con una stringa e non è possibile farlo, pertanto dobbiamo utilizzare la funzione str e convertire in questo caso la nostra variabile boolean in una variabile, diamogli anche uno spazio, e in una variabile di testo contenente una stringa, quindi di testo. In questo caso viene tutto appiccicato perché non ci sono spazi, quindi possiamo concatenare un'altra stringa di testo, ovvero uno spazio vuoto. In questo caso avremo una separazione. Possiamo scriverci sposato true, vero. Ovviamente i boolean in questo modo non è che sono molto utili, ma possiamo utilizzarli in un altro modo grazie agli strumenti di controllo del flusso che vedremo negli episodi successivi, ma per avere un breve esempio di come utilizzarli, scriveremo un piccolo programma molto semplice che ci mostrerà un messaggio differente a seconda del valore di questa variabile. Quindi se Fabio è sposato, ci mostrerà Fabio è sposato come messaggio, altrimenti il nostro programma ci darà come risultato Fabio deve sposarsi. E questo lo facciamo grazie a uno degli strumenti di controllo del flusso chiamati if statement. Come potete capire dalla parola if se, come ho anche spiegato prima, quindi se è falso avremo un risultato x, se invece è vero avremo un risultato y. Questo è una forma di controllo del flusso, quindi il nostro programma ci darà un risultato piuttosto che un altro a seconda di una variabile boolean che andremo a verificare attraverso il nostro if statement, il nostro strumento di controllo. Quindi si scrive in questo modo e utilizziamo la nostra variabile è sposato. Vi spiegherò successivamente nel dettaglio la sintassi, la grammatica di questi strumenti di controllo del flusso, ma per ora ci limitiamo ad utilizzarlo e vedere come scrivere un programma molto semplice. Quindi print, utilizziamo la nostra funzione print per mostrare un nome e lo concateniamo ad una stringa. Quindi se questo valore è vero, mostriamo questo messaggio all'utente, quindi è sposato. Altrimenti, quindi else in inglese, mostreremo un altro messaggio
Deve sposarsi. Quindi, se noi ora eseguiamo questo codice, otterremo alla seconda riga, Fabio è sposato perché il valore della nostra variabile is married è impostato vero. Se lo cambiamo in false, il falso diventa Fabio deve sposarsi, vedete, in questa volta abbiamo eseguito il codice, il risultato è Fabio deve sposarsi, mentre prima era Fabio è sposato. Vedremo, come ho detto prima, nel dettaglio gli strumenti di controllo dopo. Per ora proseguiamo con le strutture di base del linguaggio. Per ora è tutto, il corso prosegue domani, restate a casa, non uscite, buona quarantena a tutti.